Ma buonasera gentilissimi amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con MasterChef. Come state tutti bene? Speriamo di sì. MasterChef questa sera un po' particolare perché attendiamo degli ospiti importanti, ma noi non vi diciamo nulla fino a quando questi ospiti stessi non saranno arrivati qui in studio. E all'urlo di che ci vuole abbiamo qui Gustavo Conci. Simona, buonasera da San Giovanni in Fiore, il nostro Gustavo Conci accompagnato da Antonio Belcastro. Buonasera Antonio, anche a te. Vediamo tantissimi prodotti questa sera perché parliamo di freschi, prodotti freschi. Tra poco presenteremo delle aziende. Tu che cosa preparerai? Tante cose, Simona. Vieni, allora cominciamo, caro Gustavo. Iniziamo di là. Allora, facciamo un timballino di spinaci con caciocavallo affumicato e pinoli. Vai, cara regia, timballino di spinaci con caciocavallo affumicato e pinoli. 800 grammi di spinaci, 60 grammi di burro, 15 grammi di pinoli, 100 grammi di caciocavallo affumicato, un peperoncino, sale, olio d'oliva. Noi vediamo che tu con le dosi sei molto preciso. Bravo, sì. Gustavo, prego. Grazie. Allora, niente, andiamo a fare questi timballini. Allora, la prima cosa che facciamo, andiamo a sciogliere del burro. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Carmela. Carmela, da dove chiama Carmela? E Cenati. Cenati, buonasera signora. Che stai facendo? Stiamo facendo dei timballini fatti con gli spinaci freschi, del caciocavallo affumicato e dei pinoli. E dopo che facete? E dopo lo dovrà scoprire seguendoci, cara signora. Lei ci segue e vedrà che prepareremo tantissime cose, va bene? Sì. Va bene. Buonasera signorina. Grazie signora, grazie, arrivederci. Nel frattempo stiamo facendo sciogliere del burro, come abbiamo detto, che ci servirà per condire gli spinaci che precedentemente abbiamo lessato in acqua calda, abbondante e leggermente salata. Non tanto salata perché poi l'ultimo tocco di sale glielo diamo dopo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera signorina, buonasera. Buonasera a lei. State bene signorina, state bene. Io sto bene, lei sta bene? Sì, tutto a posto, grazie. Allora, andiamo. Sei elegante, troppo elegante stasera. Stasera elegante, aspettiamo degli ospiti importanti. Signorina, avete tanti saluti di Don Antonio Polovarino. Oh, grazie, aspetta un attimo, cara liberata, prego. Allora, niente, abbiamo messo il burro sciolto e adesso abbiamo aggiunto i pinoli. Burro sciolto e pinoli. Prego, liberata, grazie mille, grazie per i saluti. Avete tanti saluti. Hai visto che cosa stiamo preparando di buono? Sì. Sono andata a comprare i pesci. Ci fa piacere, liberata, hai visto che cosa stiamo preparando di buono? Sì, complimenti. Vedete pure un po' ospitale. Sì. Paramau, programma nostro di sé. Grazie, liberata. Ma questo programma non era niente, a mia, da parte mia. Grazie cara liberata, grazie mille, io ti mando un bacione. Buona serata. Ciao, grazie mille, grazie. Ciao. Allora andiamo ad aggiungere un pizzico di sale perché come abbiamo detto abbiamo già lessato con acqua leggermente salata. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Brava. Non mi stancherò mai di dire brava. Grazie a lei, grazie. Ma bravi sono i nostri chef che si alternano qui, ha visto? Sì, ho visto. È tornato Gustavo Conge a trovarci. Sì.
Allora, Simona. Va bene, Simona. Cara signora, aspetti un secondo. Continua così. Grazie, noi ce la stiamo mettendo tutta in tutto, va bene? Bravissima, bravissima. Grazie, grazie mille, un bacio a lei, un bacio, arrivederci. Va bene, ciao, 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 arrivederci. Allora, abbiamo preso un peperoncino, l'abbiamo tagliato in questo modo per avere questo rettangolo in questo modo qua, l'abbiamo privato dei semi interni, lo andiamo a ritagliare. Pronto? Pronto? Pronto, signora Simona? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Complimenti per la tua trasmissione. Grazie, cara signora, grazie. E auguroni, finalmente stasera ho potuto prendere la linea. Cara signora, grazie mille, grazie. Il suo nome? Il mio nome è Rosa, da Simeri Crichi. Rosa da Simeri Crichi, buonasera. È la prima volta che chiamo, però ho saltato tante volte e non posso prendere la linea. Ma benvenuta, benvenuta a lei, siamo molto felici. Intanto scusi un secondo, perché Gustavo continua a pulire questi peperoncini, perché? Allora, questi peperoncini qua noi che cosa facciamo? Le spiego subito, Simona. Andiamo ad aggiungere una goccia di olio negli stampini. Sì? Ci serviranno come, diciamo, decorazione, poi sarà un timballino anche decorativo. Allora ce lo dirai subito dopo, perché parliamo un pochino con Rosa, che è la prima volta che ci telefona. Cara Rosa. Sì, però io ti seguo sempre, signora Simona. Grazie, cara Rosa, grazie. Io ti seguo di quando faceva quella trasmissione, quella interessante. La parola agli esperti, sì. Sì. Ma intanto... Per gli organi. Ah, sì, sì, ho capito. Ma intanto qui invece siamo completamente diversi, perché siamo in cucina, cara Rosa. Sì, stasera però ti ho seguito quella trasmissione che hai fatto là, all'ospedale. Sì, grazie, siete gentili. Al calcio. Sì, siete molto, molto gentili, veramente molto, molto gentili. E noi da una trasmissione all'altra speriamo sempre di interessarvi sempre più. Va bene, Rosa? Sì, ma tu sei una signora bravissima, brava, brava, brava davvero. Grazie, cara Rosa. Stasera mi toccate il mio cuore, perché mio marito ha sofferto pure di questa trasmissione che avete fatto stasera. Quindi mi ha colpito il mio cuore stasera. Simona. Cara Rosa, io ti ringrazio tantissimo. Finalmente ho preso la linea stasera. Grazie, Simona. Un saluto a te e a tuo marito, un bacio grande. Continuate a seguirci sempre. Ciao, cara Rosa, grazie. Un bacio a te, vai Gustavo. Allora Simona, andiamo a mettere questi peperoncini nel fondo dello stampino. Sì. Sul fondo. Ma chi non gradisce il peperoncino? Allora, chi non gradisce il peperoncino, allora, può aggiungere anche un peperone rosso. Il contrasto con il verde, perché ho messo anche sulla ricetta peperoni rossi? Perché il peperoncino rosso, poi la farò vedere dopo quando svoltiamo poi infine lo stampino, anche questo colore che va a spezzare con il verde degli spinaci. Ma rende spinaci. Il timballo però piccante. È leggermente piccante. Mamma mia, no, non lo mangio, io ne voglio uno senza. Pronto? Pronto? Buonasera, buonasera. Sono Lalla di Pizzo. Come signora? Sono Laura di Pizzo. Laura, buonasera, buonasera. Intanto il nostro Gustavo. Allora, andiamo a prendere questa caciocavallo. Volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie, cara Laura, grazie a te. Scusami un secondo, perché sta facendo una cosa Gustavo. Sì, abbiamo preso il caciocavallo affumicato. Noi dobbiamo prendere un caciocavallo affumicato non troppo stagionato. Andiamo a fare una fetta di circa 2 cm e andiamo a tagliarle in... Quattro parti. Laura, prego. E vi volevo dire, ma i dolci di Pasqua, quando li fate? Li facciamo in questi giorni, sicuramente tu seguici, perché li faremo in questi giorni. Va bene, grazie, buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie, cara Laura, un saluto a te. Ciao Laura, grazie. Ok, allora, iniziamo a fare questi stampini qua. Perfetto. E io vado, cara regia, se vuoi, perché tra poco poi dovremo dire chi ci ha offerto questa sera questi salumi, questi formaggi che vedrete. Lo diremo tra poco. Intanto ti faccio andare avanti col procedimento. Perfetto, andiamo a fare delle palline, diciamo, con questi spinaci. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dottoressa. Complimenti. Grazie. Mi raccava proprio bene. Grazie, grazie mille, cara, grazie. Però non scherzo, è una bella trasmissione interessante. Grazie, grazie mille, cara. E invece di questi timballini?
sono buone, sono buone. Oh. Non sto potendo scrivere la ricetta perché...